Cos'è sto coso? Cos'è sto schifo? Che cazzo sei te? Ma che brutto! Ma che brutto! Ma vai a fanculo, levati da casa mia! Oh! Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory! Allora, prima di iniziare, permettetemi di ringraziare il gruppo Satisfactory Italia che mi concede di pubblicare le mie stupidate e vi invito a farci un salto perché ci sono delle costruzioni davvero niente male. Il link è in descrizione. Successivamente, adesso, andiamo avanti con il nostro episodio. Abbiamo messo assemblatori e costruttori come se non ci fossero domani e diamo via alla produzione delle risorse che attualmente ho disponibile. Ma non aggiungo altro, buona visione. Vorrei dare il via alla vera e propria linea costruttiva, ovvero prendere tutta quella roba lì che mi serve e fare tutte le altre chiamiamole cose. Sì, a questo punto io avrei anche piacere, dritto il gioco, grazie. Ah, e questi funzionano così. Ah, li posso impilare. Oh sì, carino. Allora, ho fatto un po' di prove prima e se li metto, ne metto solo due, i separatori barra unificatori si incastrano un po' male e poi mi creano confusione. Quindi ho deciso di metterne tre e metterli sfalsati. Mettiamo anche a metà che non si sa mai, perché se supero la lunghezza poi rimango mutande. Ok, a questo punto metteremo il nostro primo assemblatore. Allora, devo calcolare un po' bene le distanze, perché sono un cretino e cado di sotto. Dobbiamo mettere una scaletta, Felicia. Perché devi fare tutte le volte il giro, sennò per il cazzo, che lo sappia. Anzi no. Facciamo un'altra cosa. Noi dobbiamo iniziare a creare dei bulloncini. Quindi non ci serve un assemblatore, ma ci serve il costruttore. E il costruttore va da sé, lo mettiamo qui. Ok, ti dico di farmi della vite. Ok, così adesso ti piace il gioco? Grazie, eh. Ok, allora te ti dico di nuovo di fare la vite. Ok, abbiamo messo il nostro assemblatore. Mettiamo un nastro verso l'alto, perché mi piace comunque avere un po' di spazio per passare, perché non si sa mai. Ok, abbiamo messo il nostro separatore di nastri. Qua ci mettiamo l'altro nastro. Dicevo, che cazzo è qualcosa là. Ok, abbiamo il nostro trasporto di tubetti. Io li chiamo tubetti. Ti dico di crearmi i rotori. Ora non ci rimane altro che dare corrente al tutto. E qua voglio ridere. C'è un palo qualcosa? Sì, abbiamo un palo lì. Sì, rimane a filo, non rompe i coglioni. Cioè, non più di tanto. Ok, e abbiamo... Tra un po' avremo la nostra fabbrica di rotori. Ottimo! E abbiamo finito la mia rinforzata, Felicia, cazzo! Torniamo giù. Ok, abbiamo un po' velocizzato il trasporto delle risorse perché eravamo scarsini e devo aumentare il trasporto del metallo. Ok, allora ho deciso di sfruttare anche questa, perché siamo scarsi di metallo, siamo un po' scarsini di metallo. Quindi abbiamo la nostra solita trivella MK1 che ci porterà qui a queste due fonderie il minerale, che verrà ovviamente fuso in lingotti, uno e due che si uniranno a questo nastro trasportatore, che mi andranno a questo unificatore che ho già usato in precedenza. Sì. Adesso dovremmo avere una coda di produzione quasi piena. Ok, allora, qui ci ho messo il container, il nastrino di stoccaggio, sì, il nastro di stoccaggio e il container trasportatore. Ok. E poi il container è di trasporto, ma vabbè, dettagli, stoccaggio e trasporto. E a questo punto noi abbiamo dato il via alla nostra linea per i rotori. Ottimo. Ok, a questo punto direi di crearmi un'altra bella linea costruttiva, come ad esempio quella del telaio modulare. Però mi servono i bulloncini sicuramente, che non mi ricordo come cacchio si fanno. Allora, volevo metterti più o meno pari. Poi prendiamo un costruttore e lo metterei
Ok, così dovresti essere più o meno a pari. E come al solito anche tu avrai bisogno dei puttana Eva si compenetra. Qua c'è il nostro costruttore che se lo metto così si compenetra. Se ti metto così non dovrebbe compenetrarsi, il condizionale è d'obbligo. Ora, per fare telaio modulare mi serve la lamiera rinforzata, che si fa con vite e lamiera normale. Quindi io vado a crearmi il mio assemblatore e mi mancano i rotori, ma casualmente li ho qua. Sì, non ne abbiamo moltissimi, ma oh. Ok, l'ho messo un po' più in qua a gioco, grazie. Ti ho detto di fare i bulloni? Sì, ti ho detto di fare i bulloni. Già che ci sono, potrei attaccarlo anche a una linea. Così intanto lui inizia a fare. Mettiamo i nostri nastri trasportatori verso l'alto, perché voglio averci un po' di spazio. E gioco dice t'attacchi. Ma se io provo a fregare gioco, tipo mettendoli così un po' più in alto, che non si sa mai, nastro trasportatore MK1 che da lì si collega a qui, e guarda caso miracolosamente a gioco adesso va bene. Non solo va bene, non si agganciano neanche, non si incrociano. Ottimo. Allora, lamiera a me. E se non ti dico però cosa mi devi fare, c'hai ragione anche te, ragazzo mio. Ok, vado di lamiera di ferro rinforzata, grazie. Ora, per fare il telaio modulare mi servono i tondini e un assemblatore. Che te piglio qua. Prima devo fare un'altra cosa, perché gioco, grazie, Ok, dopo essere diventato scemo per mettere tutti questi nastri qua, sì, ho dovuto mettere fondazioni su sopra fondazioni, perché sennò al gioco non andava bene l'inclinazione, fanculo. A questo punto, finalmente, possiamo mettere il nostro assemblatore. Possiamo metterlo, vero gioco? Me lo fai sto favore? Sto regalo? Ok, al sesto tentativo il gioco ha detto va bene, qua te lo faccio mettere. Ok, ce l'abbiamo fatta? A quanto pare ce la possiamo quasi aver fatta, perché gli devo dire di farmi il telaio modulare. Ma se non lo attacco alla corrente, cretino che non sono altro, non funzionerà mai. Sì, penso di essere un cretino. Penso di essere tanto un cretino. Non ci devo buttare la lamiera, ma devo buttarci i tondini. Cretino. Ok, e di conseguenza, per ovvie ragioni, un bel containerino di stoccaggio. Ok, alla fine, dopo averlo messo tolto tipo 20 volte, abbiamo i nostri telai modulari. Sì, ci metterete la vita anche voi. Pazienza, pazienza. Ottimo, perfetto, è saltato tutto. La corrente non bastava. Porca pera. Vabbè, pazienza. Faremo un altro generatore. Ah, ok. No, a quanto pare sì, gli serviva un altro generatore. Minchia che assorbimento di corrente che abbiamo. Direi, con tutta la roba che ci ho messo. Oh, perfetto, mi mancava. Dov'è? Eccolo lì. Guardalo lì. Vieni. Vieni qua. Vieni qua, bastardo. Maledetto, dove sei? Ah, eccolo. Aia. Aia Felicia, questo ci fa male. Ci fa la bua. Dove? Che cazzo. Che brutto momento per salvare. Possiamo andare un po' nel pulito. Ah, eccolo lì. Di qua. Vieni, vieni, vieni. Mancato. Guardalo. Guardalo che schiva. Guardalo che schiva, sto schifoso. Oh, ce l'abbiamo fatta, Felicia. Che è sta parete strana? Scopriremo poi cose sicuramente più avanti. Cos'è sto coso? Cos'è sto schifo? Che cazzo sei te? Ma che brutto! Ma che brutto! Ma vai a fa' culo, levati da casa mia. Oh. Ok, craftiamo di nuovo del biocarburante, biomassa, come cazzo si chiama, perché siamo un po' bassini, un po' tanto bassini.
Sì, in compenso qua è diventata la pianura padana, non c'è più un cazzo, vabbè. Ok, dai, per ora fermiamoci qui, abbiamo già fatto abbastanza, abbiamo già creato abbastanza e sì, ci ho perso la vita di tempo come al solito, ma dettagli. Comunque ho visto un bel po' di cose che si possono migliorare montando il video e magari quelle me le faccio off screen. Comunque, se vi è piaciuto il video mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!